Quando si parla di tapping, la prima cosa che ci viene in mente è Eruption, e quindi è di Van Halen, un brano che è stato registrato nel 1977, ma in realtà il primo esempio di tapping registrato nell'ambito della musica rock risale al 1971. Ed è un pezzo del solo di Musical Box dei Genesis suonato da Steve Hackett, e faceva una cosa di questo tipo. Pochi secondi di tapping nel primo brano di questo album del 1971, Nursery Crime dei Genesis. Ma già dall'introduzione del terzo pezzo possiamo sentire un esempio di tapping molto più evoluto. Lavorando in unison in armonia con la tastiera, Steve deve riprodurre un arpeggio in terzine ascendenti che è molto più naturale da suonare su una tastiera che su una chitarra. E questa probabilmente è una delle ragioni per cui Steve ha sviluppato questa tecnica, anche se lui dice che aveva già cominciato prima di entrare nei Genesis. Lavorando con le tastiere e soprattutto dovendo riprodurre parti a soli che Tony Banks aveva scritto nel periodo in cui i Genesis ancora cercavano un chitarrista, ha sicuramente stimolato Steve a lavorare su questa tecnica che permette di riprodurre alcune parti tastieristiche sulla chitarra con molta fluidità, con molta semplicità. E la parte di chitarra si sviluppa tutto sulla sesta corda e parte da un do minore. Quindi queste parti di tapping sono state registrate almeno 6 anni prima dell'esordio di Van Halen su vinile. E anche Eddie ha ammesso che Steve è stata una delle ispirazioni, non l'unica, per lo sviluppo della sua tecnica. Ovviamente Eddie dopo l'ha portata a dei livelli molto più complessi, molto più interessanti in un certo senso. E sicuramente essendo un guitar hero all'interno di una band rock, il suo lavoro è stato molto più riconosciuto, è stato molto più visibile di quello di Steve che era all'interno di un gruppo dove la chitarra sì era importante, ma molto spesso doveva un po' lottare con le tastiere per farsi sentire, farsi vedere e farsi notare. Ma al di là di chi abbia inventato, di chi abbia influenzato l'uno e l'altro, mi interessava vedere le somiglianze e i paralleli all'interno di questa tecnica in due stili piuttosto diversi e vedere come tante cose funzionano sia in uno stile che nell'altro. E quindi alla fine chi ha inventato il tapping? Steve o Eddie? In realtà nessuno dei due, perché era una tecnica che era stata utilizzata nell'ambito della musica classica e sembra che addirittura anche Paganini facesse un tipo di tapping, però fatto con l'archetto del violino. Nel XX secolo poi ci sono stati vari esempi, ad esempio nella musica jazz, di chitarristi che hanno utilizzato questa tecnica. Ovviamente sono tutti esempi che sono rimasti abbastanza un po' nell'oscurità, come ad esempio il chitarrista italiano Vittorio Camardese, che negli anni 60 fece questa apparizione in TV sulla Rai, dove usava appunto una tecnica di tapping piuttosto elaborata sulla chitarra classica. Lui era un medico e suonava la chitarra per hobby e siccome era un autodidatta aveva inventato questa tecnica e non sapeva neanche lui bene da dove gli fosse venuta fuori in realtà. Ma è stato un episodio isolato e questo video è rimasto sepolto nelle bacheche della Rai per 20-30 anni e quindi non credo che possa aver influenzato nessuno dei musicisti rock, ovviamente, oltretutto venendo dall'Italia. Ma torniamo a Steve e all'introduzione di Giant Hogweed. La parte è abbastanza semplice, sono appunto terzine ascendenti, però ci fa vedere come possiamo partire da questo do minore e abbiamo questo gioco dove la mano destra gioca su questi due tasti. Poi la parte si sviluppa muovendo sempre le due dita della mano sinistra, mantenendo fermo invece la mano destra. Armonicamente è una cosa che nel Genesis e anche nel Progressive si usava parecchio, tenere una nota fissa, variare le altre dell'accordo per ottenere vari tipi di progressione armonica. Questo è un sol settima. Qui giochiamo su un si bemolle minore con tra sesta e settima. Qui andiamo invece su un fa nona dove il sol è appunto la nona, muovendo un solo dito diventa un fa minore nona e poi sol con questo giochino interessante, quindi scendendo sempre di un semitono. Quindi otteniamo tutta questa serie di accordi e quindi una struttura armonica abbastanza interessante, con questo semplice trucco di muovere
un dito alla volta o due dita alla volta, troviamo lo stesso espediente anche in Eruption, in realtà, anche se in questo caso in una maniera ascendente. Partiamo da un Si minore, sempre lavorando a terzine. Spostiamo un dito per ottenere un Sol maggiore su Si, quindi primo rivolto. Questo diventa un La settima su Do diesis. La su Do diesis. Re maggiore. Ecco, senza stare a esaminarlo tutto, metterò un link al PDF con anche la descrizione della parte armonica. Vediamo che viene usato lo stesso espediente. Spostiamo un dito alla volta o due dita alla volta a seconda per ottenere vari tipi di accordi, vari tipi di progressione armonica. Ritorniamo a Steve e vediamo come nel giro di un paio di anni, nel 1973, su Selling by the Pound, ha usato questa tecnica già in maniera un po' più evoluta, usando non solo più le terzine, usando le corde vuote e usando dei pattern più interessanti, come ad esempio questo nel solo di Dancing with the Moonlit Night. Ecco, in questo caso siamo passati dalle terzine a dei gruppi di sedicesimi. L'accento è ogni 4. Quindi la prima parte praticamente usa un accordo, sarebbe più giusto forse dire un arpeggio, di la settima su Mi, quindi secondo rivolto, quindi Mi, Sol, La, Do diesis. E poi usando la quarta. Nella seconda parte usa lo stesso tipo di pattern. E chiude però in una maniera diversa, interessante. Quindi seguendo una serie di tapping, usando il tapping in questo caso quasi come se fosse una penna, facendo queste piccole acciaccature. Un altro passaggio interessante del solo è questo, qui praticamente fa un bending di un semitono, tapping un'ottava sopra e pull off sul solo. Possiamo ritrovare alcuni di questi elementi anche su Spanish Fly, un pezzo che Eddie ha registrato con la chitarra classica e abbiamo sempre questa divisione, in questo caso a sedicesimi, usando la corda vuota. In questo caso abbiamo un arpeggio di sospesa quarta. Stesso pattern sulla corda successiva, quindi sulla quarta corda. E poi abbiamo questo appunto lo stesso tapping, queste acciaccature. È la stessa tecnica che abbiamo visto prima. C'è ancora un ultimo esempio di Steve Hackett che volevo esaminare, dal suo primo album solista del 75. Non c'è niente di particolarmente nuovo da un punto di vista tecnico, però è un esempio di come sapesse creare delle atmosfere veramente interessanti usando il tapping. In questo caso partiamo sempre su un Si minore a terzine, poi mantenendo il tempo passiamo invece, aggiungendo la corda vuota, a sedicesimi. Quindi cercando di mantenere il tempo costante. Qui abbiamo sempre con la stessa tecnica di muovere un dito alla volta, ci ritroviamo in varie situazioni. Qui aggiungiamo una sesta, qui aggiungiamo. Qui aggiungiamo una quarta aumentata, quindi un suono lidio. Dico quarta aumentata perché nel passaggio dopo abbiamo anche la quinta. E
quindi un ultimo esempio di come Steve abbia comunque sfruttato questa tecnica negli anni 70 in maniera abbastanza interessante. E questo conclude la nostra piccola carrellata sull'origine del tapping nel rock. Ovviamente ci potrebbero essere tanti altri esempi, ma questo era un modo anche per esplorare gli stili di due chitarristi che per me sono stati veramente fondamentali, sono veramente state due grandi ispirazioni per il mio modo di suonare, per il mio stile. Come sempre fatemi sapere nei commenti se questo piccolo viaggio è stato interessante per voi, se avete altri esempi che reputate fondamentali per lo sviluppo del tapping nei primi anni 70 e altre opinioni e osservazioni. Ciao a tutti, se volete mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.